4.000 persone hanno salutato nel centro storico di Polla la serata conclusiva di Lungo le antiche vie, la manifestazione che ha dato il via alla movimentata estate pollese 2008 e che ha visto l'inaugurazione della nuova illuminazione scenografica a LED del centro storico cittadino. Nonostante la forte pioggia battutasi sul Vallo di Diano per tutto il pomeriggio di ieri, grande quindi la partecipazione di pubblico ed il gradimento per l'evento di punta di Lungo le antiche vie, il concerto di Angelo Branduardi. Gli eventi dell'estate pollese 2008 continueranno fino al 30 settembre, proponendo ogni sera musica, teatro, cinema sotto le stelle, animazione, spettacoli, enogastronomia e visite ai monumenti del centro storico cittadino. Sullo sfondo le note di Angelo Branduardi che sta provando prima del grande concerto di questa sera. Siamo con il sindaco Massimo Loviso. Allora, Lungo le antiche vie, questa manifestazione di 4 giorni è stato un successo di pubblico, un successo anche per la nuova illuminazione qui a Polla e sta per concludersi questa sera. Vogliamo tracciare un bilancio, sindaco? Ma è un bilancio assolutamente positivo, tenendo presente che in Piazza dei Parlamenti, qui nel centro storico di Polla, abbiamo sistemato circa 800 sedie. In queste 4 serate sono state quasi tutte occupate. Stasera c'è la serata finale, almeno di questo primo momento di questo progetto Lungo le antiche vie, e la piazza è stracolma di gente. Sono arrivato da qualche minuto, anche giù nella parte bassa ci sta tanta gente che sta venendo da fuori, che trova delle difficoltà per il parcheggio per poi raggiungere il centro storico, e quindi Piazza dei Parlamenti, dove tra qualche minuto l'artista Angelo Branduardi chiuderà questa prima fase di Lungo le antiche vie a Polla. Con uno scenario naturale meraviglioso, Polla si riappropria del suo centro storico. Sì, Polla si sta riappropriando con forza del centro storico, di Piazza dei Parlamenti in maniera particolare, che è un vero e proprio teatro naturale. E da questo punto di vista ci sta uno sforzo immane da parte dell'amministrazione comunale, con la collaborazione della provincia di Salerno, della regione Campania, di tutte le associazioni locali, a cominciare dall'associazione culturale Parco in Fiore, la Proloco d'Anagro Pollese, il forum comunale giovanile, tutte le altre associazioni che ci stanno dando una grossa mano, e da questo punto di vista va il nostro più sentito ed affettuoso ringraziamento, perché il lavoro fin qui fatto è un lavoro assolutamente eccellente e ci fa sicuramente programmare le prossime tappe estive e dei prossimi anni con grande fiducia. Ecco, e sottolineiamolo, l'estate pollese dura fino al 30 settembre. Dura fino al 30 settembre, dal 3 agosto, sempre Piazza dei Parlamenti, ci saranno una serie di spettacoli teatrali con la collaborazione dell'associazione teatrale Teatro Amore Mie di Polla, che ha organizzato insieme al Comune di Polla queste 7 serate che vanno dal 3 al 10 agosto, sempre Piazza dei Parlamenti, ore 21. Poi a seguire ci saranno altri momenti musicali, cinema sotto le stelle, animazione, altri momenti culturali che si protrarranno fino al 30 settembre. La piazza è gremita, piena di gente. Assessore provinciale Rocco Giuliano, un gran successo questa manifestazione. Certamente soddisfatti, non diciamo che è conclusione, perché questo è solo l'inizio, perché abbiamo concluso i 4 giorni lungo le antiche vie, però le manifestazioni continuano fino al 30 settembre. E quindi c'è, diciamo, giusto ha visto la provincia, ma anche la regione Campania, investire su queste manifestazioni che riguardano i nostri centri storici, perché queste manifestazioni hanno soprattutto quella della promozione e valorizzazione del nostro territorio e dei centri storici. Questa iniziativa, come abbiamo detto anche nelle passate interviste alle varie emittenti, è solo un inizio di un progetto che è iniziato quest'anno, ma dobbiamo portare a compimento nell'anno prossimo, nel 2009, quello, diciamo, di un progetto Candessuri, quello, diciamo, di un progetto che vede rievocata la storia di questa comunità, diciamo, una missione diversa dalle altre, in modo che possa, diciamo, insieme alle altre rappresentare, cioè costituire un pacchetto, diciamo, per il turista che viene in questo territorio, possa restarci, quindi in effetti creare anche una crescita economica. Certamente abbiamo coinvolto i cittadini di Polla, c'è stata una grossa soddisfazione da parte della comunità pollese, ma anche di quelli che sono venuti da fuori, dal Valeriano.
l'intento era proprio questo, quello di poter veicolare, diciamo, di far, diciamo, portare a Polla un flusso di turisti, diciamo, questo è solo l'inizio. Ci auguriamo che con altre manifestazioni che sono in corso e quel progetto che vogliamo attuare a Polla con la provincia e con la regione Campania in sintonia con il comune possa, diciamo, rappresentare per questa comunità una crescita economica, diciamo, della comunità pollese. L'afflusso c'è stato anche da fuori dal Vallo di Diano, stasera la piazza è piena, quindi assessore, il lavoro di squadra, lo diceva lei, regione, provincia, amministrazione comunale porta i buoni risultati. Ma il lavoro di squadra penso che ha sempre un buon risultato, l'abbiamo fatto anche in altri settori, basta, diciamo, dare un passo indietro, abbiamo pochi giorni fa abbiamo inaugurato il macro lotto dell'autostrada Salerno Calabria dove c'è stato un lavoro di squadra, abbiamo completato la Futanicentro, la Bussentina, abbiamo iniziato tante infrastrutture che da tempo erano, diciamo, sospesi i lavori. Con questo, diciamo, la provincia di Salerno, l'amministrazione Villana si è prefissa di fare un lavoro di squadra non solo all'interno della propria giunta ma anche con gli altri enti presenti sul territorio, quindi mi riferisco agli enti locali ma riferisco anche, soprattutto anche alla regione Campania. E se, diciamo, continuiamo questo percorso, penso che possiamo comunque, diciamo, riuscire a portare a termine, diciamo, le nostre iniziative, iniziative che hanno come tutto quello dello sviluppo economico di un territorio. Polla stasera ospita circa 3-4 mila presenze e quindi questa è una grande soddisfazione non solo per l'ente comune, quindi dell'amministrazione comunale con la capacità del sindaco, ma soprattutto anche chi ha creduto come la provincia, la regione in questa manifestazione. Sicuramente chi si batte da tanti anni per riappropriarsi del centro storico cittadino è l'associazione Parco in Fiore e il presidente Gennaro Marcigliano, grande soddisfazione per questo momento che sta vivendo la città di Polla. Infatti è una grandissima soddisfazione per questa, sia per l'associazione sia per la città di Polla e per la valorizzazione sempre del nostro centro storico per questi 4 giorni. Volevo dire che questa è la serata di, terminale, cioè è una serata di ringraziamenti che vanno a tutti i soci dell'associazione, a tutti coloro che hanno collaborato, all'amministrazione comunale che ci ha inserito in questo contesto, cosa che noi già avevamo iniziato 8 anni fa e abbiamo portato sempre avanti e continueremo a portare avanti con sempre con gli stessi stimoli e con le stesse soddisfazioni. Un grazie all'amministrazione provinciale di Salerno, in qualità dell'assessore Rocco Giuliano, Regione Campania e l'ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano. Un augurio e un grande ritorno per il 2009, questo è l'augurio che voglio lanciare, che un 2009 migliore anche di queste 4 serate.